Grida nel deserto, Gesù vive. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Riempiamoci di gioia anche oggi con la parola di Dio, che ci dona anche grande luce. Accogliamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 1, dal 19 al 28. Questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò, io non sono il Cristo. Allora gli chiesero, chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora, chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose, io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete diritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero, perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Amen. Carissimi, ecco che la liturgia di questi giorni, fino al giorno dell'Epifania e al battesimo del Signore, ci presenta alcuni brani storici inerenti a prima della venuta di Gesù, della sua manifestazione, al suo ministero pubblico. Giovanni predica un battesimo di conversione. La gente accorre e lui, sappiamo, è quel profeta che prepara la via, che dice preparatevi. In mezzo a voi già c'è uno che non conoscete, ma che presto si manifesterà come il Salvatore. Yeshua, Dio salva, Dio è in mezzo a noi, è l'Emanuele. Ecco che Giovanni Battista ha un compito, preparare la via. Non è un compito soltanto cronologico e storico di quel tempo, ma in realtà, pensate, noi ci chiamiamo coinonia Giovanni Battista, ogni cristiano è un Giovanni Battista, ovvero prepara il cuore delle persone ad accogliere il Signore Gesù. Ogni cristiano ha accolto la chiamata di seguire Gesù per essere suo discepolo e suo apostolo. L'apostolo chi è? Colui che viene mandato da Gesù a preparare alle persone il cuore, testimoniando, parlando di Gesù. Giovanni il Battista già lo faceva. Era nel deserto, in mezzo al fiume Giordano, battezzando, e diceva, pentitevi, convertitevi, sta arrivando l'agnello di Dio. Preparava il cuore delle persone. Anche tu, anche io oggi sono chiamato a dare la mia testimonianza di vita, dovunque sono, a casa mia, nei social, nel cellulare, sulla strada, quando guido, quando sono al lavoro, quando sono in palestra, quando vado al bar, quando vado a fare la spesa. Perché se io mi arrabbio sempre, se giudico, condanno e offendo gli sconosciuti, non sto dando testimonianza. Ci sono tanti modi. E a volte, forse oggi stesso, il Signore ti chiamerà ad essere un Giovanni Battista per qualche persona, o che non conosci, o che conosci anche tanto bene. Cosa devi fare? Quello che ha fatto Giovanni, ha gridato nel deserto. Il deserto sono le situazioni delle altre persone dove stanno male, dove c'è crisi, dove c'è sofferenza, dolore, tristezza. Grida nel deserto che Gesù è vivo. E dire che Gesù è vivo significa che Gesù guarisce ancora, che Gesù è il Signore, che Gesù è Dio, che Gesù ha pronta una soluzione per ogni persona. Allora invochiamo lo Spirito Santo per essere questi discepoli
Vieni Spirito Santo, entra nei nostri cuori, entra nella mia vita, perché io oggi possa essere un Giovanni Battista e possa annunciare con entusiasmo che tu sei vivo, che Dio è vivo, che Dio è in mezzo a noi. Spirito Santo, donami il coraggio dei primi discepoli, dei primi apostoli che hanno dato la propria vita per il nome di Gesù e per gridare che Gesù è risorto, è vivo e guarisce anche oggi. A te l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, quanto è importante essere Giovanni Battista. E lo slogan è quello. Grida nel deserto, Gesù vive. Ecco la testimonianza da dare oggi ai tuoi amici, ai tuoi parenti, a coloro che incontri. Gesù è in mezzo a noi, Gesù è vivo, Gesù guarisce. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani, ciao. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza.